Benvenuti ragazzuoli, qui è Dalkan che parla. Questa è la HOTA build per la new season 3. In pratica adesso abbiamo una theory build, perché chiaramente ancora non essendo uscita la stagione non possiamo sapere tutti gli effetti e tutte le conseguenze di questa patch. Però Rob ha deciso di lanciare subito la sua build HOTA, come anche la charge. Nel frattempo vediamo questa e cerchiamo di capire come funziona. Anche questa, come la charge, è puntata sulla charge, ma ha anche il classico exploit tra turbine e martello degli antichi. Perché? Perché la charge è fondamentale per ridurci attualmente la carica delle altre abilità. Quindi quello che succederà è che a posto di avere quello che avevamo prima con i poteri vampireschi, che avevamo appunto il metamorfosi che ci dava la possibilità insieme al T-Bolt di combare e quindi dashando potevamo recuperare risorse, adesso al posto del dash avremo appunto la nostra carica, molto utile sia per la nostra risorsa ma sarà anche molto utile ridurre di tot secondi quelle che saranno le abilità, quindi girerà tutto intorno alla charge. Possiamo assegnare armi differenti, anzi dobbiamo assegnare armi differenti alla charge, appunto mettendo per esempio il nonno, al Whirlwind mettiamo il dual wielding, ad Hammer of the Ancient invece andremo a mettere l'abilità del martello. Tutto ciò serve per switchare le armi molto velocemente e prendere tutte le caratteristiche che ogni volta ci vengono assegnate. Utilizzeremo la tecnica perché faremo sempre danni ai nemici vulnerabili. Per quanto riguarda appunto le gemme, per adesso abbiamo ancora i rubini e i gioielli, abbiamo appunto la resistenza agli elementi perché ancora dobbiamo conoscere molto bene questa season per cercare effettivamente di avere delle idee più chiare. Qui abbiamo tutta la build, questa HOTA ci servirà ad essere veloci per recuperare i più Uber possibili senza dover faticare troppo. Qui niente è cambiato tranne l'anello, ogni volta che lanci un'abilità urlo il tuo tempo di recupero viene ridotto tra 1 e 1,9 secondi per nemico vicino, fino a massimo dei 6 secondi. Quindi non si utilizza più l'aspetto quello con gli elementi, l'anello quello con gli elementi, perché tanto non arriveremo a fare, almeno così sembra, dei dungeon così difficili. Andiamo a vedere un pochino il tutto, ve li faccio vedere velocemente perché sono le classiche ragazzi, quindi non andremo a soffermarci come sempre. Abbiamo chiaramente lo sciacco, qui sotto abbiamo la disobedience, qui abbiamo il martello degli antichi, scendendo i T-Bolt, andando per gli stivali che sono i classici. Continuando andiamo per ogni furia generata, ricordate, no? Insomma, ve li faccio vedere molto rapidamente perché li conoscete infatti. Voglio farvi vedere più che altro cosa è successo per quanto riguarda il cambio che c'è stato nelle nostre abilità. Anzi, qua abbiamo comunque, continuiamo ad avere questo anello del furore. Il nonno, che dovremmo riuscire a prendere almeno questa stagione, vediamo se ce la faremo, è sempre lo stesso aspetto qui. Quindi questo, diciamo, non è cambiato niente. Per quanto riguarda le abilità, saranno più o meno le stesse, ma c'è la differenza che saranno state nerfate le passive. Se non erro, proprio questa passiva è stata nerfata. Sopraffazione infligge il 25% di danni aggiuntivi quando si usa un'arma a due mani. Prima dovevamo avere intorno al 50, 45, qualcosa di questo genere. Poi abbiamo l'ira del berserk che sarà fondamentale per restare sempre in berserk e fare abbastanza danno per quanto riguarda i paragon points. Una cosa da non sottovalutare, anche se attualmente utilizziamo rabbia sfrenata, potrebbe essere anche unconstrained, perché aumenta la durata massima del berserk di 5 secondi e aumenta il bonus ai danni del 100%. Sui paragon non ci sarà più il sigillo che ci dava tutti quei bonus nell'Abattoir of Zir, e quindi si ritorna quasi totalmente alla vecchia build. Se non che il Marshall appunto è stato totalmente reworkato, quindi andiamo a vedere un pochino il tutto. Vedete, anche qui non ci sono grandissimi cambiamenti a parte il Marshall. Abbiamo sfruttare, abbiamo qui frantumatore, qui utilizziamo sempre questo qui, il nodo leggendario portatore di guerra che ci serve tantissimo. Manteniamo sempre la furia più che possiamo. Qui andiamo su ira, quella con forza, nella board del carneficina. Salendo verso l'alto abbiamo maestro d'armi, quindi già tutto bello che è piazzato. Andando qui vediamo tutti i vari nodi, col berserk e quant'altro. Scendendo un maresciallo andiamo a vedere subito che dice: dopo aver lanciato un'abilità urlo, il tempo di recupero attivo di ogni abilità non urlo viene ridotto di 4 secondi, quindi è stato già modificato. Questa roba è fenomenale, lo dobbiamo utilizzare nella board rabbia di sangue. Attualmente non ci sono grossissimi cambiamenti, però dal theory crafting che è stato fatto noi possiamo già ben notare che, non avendo più il Tears of Blood, siamo dovuti tornare alla vecchia modalità. Ma c'è una differenza, perché adesso abbiamo anche le pietre, quindi il nostro costrutto che ci dovrà dare una mano. La Genesi attualmente non c'è dato modo di sapere cosa effettivamente sia, ma a quanto pare sembrerebbe essere qualcosa come un Uber, attenzione, un Uber pietra.
quindi qualcosa che potrebbe essere molto utile. E supporto di salvaguardia, quando viene utilizzata l'abilità supportata ti garantisce la riduzione del danno. Poi abbiamo abilità supportata garantisce più 4 raga a tutte le abilità se usate per 2 secondi. Questo è uno sciaco praticamente. Poi, utilizzando lo sciaco, avreste più 8, cioè, non so se mi spiego, avreste praticamente il doppio di uno sciaco stesso. Qui abbiamo, beh, chiaramente girare, il costrutto siniscalco gira rapidamente le sue gambe infliggendo danni a tutti i nemici circostanti, come sotto qui abbiamo tempesta, carica elettricamente un nemico facendogli infliggere danni aggiuntivi ogni secondo del tempo, se il nemico viene ucciso, tempesta si diffonde ad un altro nemico, guadagnando tempo aggiuntivo e danni bonus. Questi bonus vengono applicati anche se tempesta viene riapplicata allo stesso nemico, quindi top. Abbiamo assistenza per danni registrati, la traduzione è un po' così. Il danno registrato esplode con un'efficacia del 50% quando il bersaglio muore come danno da fuoco. Bellissima. Abbiamo anche l'abilità supportata può colpire 10 nemici aggiuntivi, quindi alla fine andremo a fare un ulteriore danno anche agli altri, quindi AOE. Diminuisce il tempo di recupero dell'abilità supportata, ok, perfetto. Qui è semplicemente un cooldown reduction. Questo vi ricordo che l'embrione della HOTA che ha creato appunto Rob si sta cercando di capire come si avanzerà, ma questo lo vedremo quando arriverà la season, perché poi vi ripeto sempre, un conto è il tiro di crafting, un conto è vedere le liste e quant'altro, un conto poi è vedere in gioco come si comporta il tutto, perché i numeri sono numeri, però poi ci sono le situazioni che si devono andare a considerare in base a tutto quello che accade in game, e siccome non possiamo prevedere tutto perché il gioco sappiamo quello che arriverà ma non sappiamo come davvero sarà, a quel punto diciamo questa è un'ottima base per iniziare a giocare e avere qualcosa sul quale costruire la propria build. Ecco perché appunto vi ho portato questo e vi ho domandato nel video precedente se foste interessati. Mi avete risposto di sì ed è questo il video che vi ho portato. Nel caso andremo a portare anche altri video, anche della charge, anche quella del druido, quando faremo anche il druido e quant'altro. Porteremo insomma tutte le altre classi che secondo noi sono rilevanti e magari perché no anche le classi che sono un pochino meno rilevanti ma che anche loro hanno un piccolo spazio nonostante non siano dei tier alti per potersi divertire lo stesso. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a supportare il canale lasciando like e iscrivendovi allo stesso per non perdervi appunto contenuti di questo genere. Vi ricordo che questa sera saremo in live dalle 18:30 molto probabilmente in poi, ma scriverò sul commento in evidenza su questo del video precedente l'orario preciso della live e lo lascerò scritto anche su YouTube Community in modo tale che possiate sapere con precisione. Vi ricordo che Dalkan Stream, il canale viola sul quale faremo la live e giocheremo insieme. Grazie a tutti per aver seguito questo video, da Dalkan è tutto e ci vediamo in un prossimo. Ciao!